Oh, salve ragazzi, eccoci, eccoci. Allora, situazione. Non mi ricordo che dovevo fare. Ah, dobbiamo fare di per sti due ciuati. Allora, per prima cosa però dobbiamo. Aspetta, prendi i materiali. Lui trova sempre un chess. O chess. Bellissimo. Vabbè, poi. Gigio, dobbiamo potenziare la casa di Gigio perché sono curioso cosa potrebbe diventare. Perché magari può ospitare qualche Digimon in più, magari, non sarebbe neanche una cattiva cosa. Vorrei qualche correttoiago. Quanto è bello! Ma quanto è bello! Allora, poi abbiamo te. 8 e 8, lascia che si faccia. Allora, Anomo. È mattina presto, teoricamente dobbiamo livellare un po'. Sì, livelliamo. Tanto devo stare di livello, si devo pure digievolvere, quindi qui probabilmente ci conviene, non dico livellare per forza, però ci conviene prendere i materiali, sì, perché io ormai dobbiamo fare questa perlustrazione di materiali. Uno mi dirà, ma perché lo stai facendo? Perché fai questo? Perché servono, ragazzi, servono i materiali, ci servono materiali, minerali. Liquidi, tutto, ci servono questi materiali per riportarli tutti a casa, obbligatori oltretutto. E piccola parentesi, dobbiamo prendere i funghi. Sì, perché ci sta nella missione di quella pazza psicopatica che la mia paura è di avere poi lei come boss, come avversario, però boh. Livello 3. Ah, scappa, Pipon. Io mi ricordo la prima volta che giocai a sto gioco, non ci capii una mazza. Cioè allora, non Digimon World Next Order, Digimon World. Sì. Sia Digimon World Next Order, sia Digimon World Classic ho avuto difficoltà. Per esempio io non avevo capito un cacchio dove andare quando l'ho giocata la prima volta. Considerate che ho affrontato pure il Digimon che si trovava davanti al. No, no, quello l'ho affrontato. Però non mi ricordo cosa feci. Cos'era che rimasi come un cretino a non. Boh, mi ricordo qualcosina. A 10, non mi hai fatto nulla praticamente. Ah, caro mio, devo andare a fare i bisogni, ragazzi. Intanto che vanno a fare i bisogni, mi toccate pure i messaggi, tanto devo spostare qua la rotellina per. Grande, ora andiamo per qua sopra, telecamera. Eccomi qua. Togli chi ti devo prendere roba. Ecco qua. Ecco fa grande. Sì, io prendo tutti i materiali che posso, non. Ecco qua. Sì, perché mi conviene perché di sera posso beccare i Numemon. I Numemon comunque sono Digimon di livello campione. Quindi meno, almeno meglio i Digimon Rocky come i Gabumon. Come anche qua, vedete, sono di livello 5, però sono più. Ecco, già è qualcosa. Allora. Ok, la sconfiggiamo.
Oh, bravissimo, avete fatto un ottimo lavoro. Ecco qua, perfetto. Prendiamo quel bel materiale che stanno lì. Sì, sì, affrontiamo una alla volta perché non si sa mai. Ma però... però resistiamo, eh. Soffio acquatico mi mancava. No, ero curioso. Aia. Bello. Madonna, gli ha fatto malissimo. Soddisfazione proprio. Hai fatto pure anche quello. Dai, siete in due? No, solo uno. Ok. Bello, la parata. Aia. Devo abituarmi a sbloccare anche il comando parata. Ok, oh però... Madonna... Gomamon, però fai schifo, te voi con per bene. Pure tu, eh. Sì, però è sbagliato la faccia di Toyagum. Perché, vedi, la testa deve muoversi la parte rossa. Invece non l'hanno fatto sta cosa. Sbagliatissimo. Non lo so perché hanno fatto questo errore. Bello, ok. Ok. Tutti bianchi sono. Inizia. Grazie. Ok. Cavolo, vabbè, ce la dovremmo fare? Ok, e la mia impressione sono leggermente più forti del normale. Ah no, la madonna, colpo critico. Però guarda che ha sprecato come stamina per fargli quell'attacco. L'ha rallentato, bello. Madonna, massacrato tantissimo. Bello, colpo critico. Fatto male. Oh, colpito. Comunque è brutto questa cosa della testa, ragazzi. Bruttissimo proprio. Secondo me hanno sbagliato, vedete? Proprio hanno sbagliato il setup, perché è Lego, no? E sono pezzi che si smontano un po'. E hanno sbagliato la parte della testa rossa. Guardate da solo, picchiatelo. Dai, ce l'ha fatta. Io
Guarda come sta Stella. Morto. Bruttissimo, poverino. Beh, più o meno un corno, più o meno. Ecco, farlo andare via. Negli originali c'erano comunque i floppy disk, ragazzi. Io adoravo i floppy disk. Dai, prendi quello. Preso. Un attimo. Sì. A posto. Ora dovremmo essere a posto. Ecco che gira mezza testa. Vedete, il problema è quella mezza testa che gira male. Strano che non l'hanno fatto un setup di aggiornamento di sta cosa, eh? Grave, eh? Molto grave. Cioè io non lo so se la versione. Io non lo so se una versione di. Come si chiama? Di Steam è un altro livello. Non lo so. Non lo so se quella versione di Steam è fatto più accurato. Ecco qua, prendi altri materiali e ci torni a casa. Direi che il mio obiettivo era prendere i materiali adesso. Ci servono. Ragazzi, ci servono purtroppo. Sembra strano, ma ci servono. Anzi, non posso neanche riprendere i materiali, cavolo. Quindi devo ritornare comunque a casa per forza. E ci stiamo con i materiali. Parte che non ho preso neanche quella tipo acqua lì, che sono stupido. Che lo devo prendere, quindi devo cambiare pure ogni tanto zona. Sì, perché se vai in acqua trovo quegli altri. Sì, però io sono curioso di farli digevolvere. Comunque può diventare anche Sideromon, il caro Gabu, Gomamon. Che adesso come ho chiamato? Ro? Sì. Uno si chiama Charlie e l'altro si chiama Ro, giusto? Charlie e Ro, ok. Ok, andiamo a... Grande! Yo, motherfucker! Bagno! Aspetta, ma io... No, per poco, vabbè. No, così potevo livellare. Grande, di nuovo! Ma sono un mostro, bellissimo! Chi? DJ Master, DJ Master, DJ Tonyaku. Chissà cosa diventi? Teoricamente dovrebbe diventare Growlmon, quello giallo, arancione. E infatti, perché aveva più statistiche impostate. Ok, grande. Ok. No, ho sbagliato. Hai ragione. Andiamo. È bello perché ogni volta che digevolo aumento drasticamente le statistiche, non ce lo scordate. Oh. Bella, di nuovo! Notate come abbiamo statistiche migliorate in maniera disumana rispetto a prima. Cioè, abbiamo da poco e siamo già sui 1000 di attacco e forza qua. Questo proprio sarebbe pure al 30.
No, 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 aspetta, 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 corri. Che culo, madonna, l'ho vista all'ultimo. Ah, volete dormire? Venite. Oddio, com'è bello, come dorme Gulmon, bellissimo. Vi do da mangiare, però dovete stare tranquilli. Sbagliato, ok, avevo capito un'altra cosa, avevo capito, ho premuto per sbaglio, sì, ok, errore mio. Effettivamente non l'ho livellato manco un po' questo, un'altra volta. Certo. Oh, bello, meno tempo. Guardate che mo tanto vado a prendere la roba che ti serve. No, ho sbagliato, mo ci sto pensando. Vabbè, vabbè. Ho sbagliato perché mo ci stavo pensando, vabbè, Grolmon è cresciuto. Allora, vediamo un po'. Ah, guardate come sto riparato, guardatelo là, guardate, l'avete visto? Si è visto da là, si è visto. Ecco là a fianco come è stato risistemato. Devi stare calmo. Tu mi fai schifo, però mi servi, quindi a posto. Abbiamo preso comunque tanti materiali, quindi... Oddio. Ah, figo. Ecco, già è qualcosa. Cos'è? Dai, ti è. Beh, lo miglioriamo. Ecco, almeno abbiamo fatto anche questo. Poi... Ok. Bello Grolmon però, mi piace. Grolmon mi piace però, visivamente mi piace. Bel tipo. L'unico che non è ancora salito il livello è lui, però tanto fra poco salirà, quindi... Chissà cosa diventa. Io voglio Sidramon comunque. Ah, ma io posso... Ah. Ah, vedete? Oh, ok, vedete? Mi serviva, raga. Quindi, ok, sblocca un quarto, perfetto, però metterei... Questo che cos'è questo? Autorità.
incrementa il tasso di crescita dell'autorità. No, beh. È vero. Eccoli qua. 1, 2. Assolutamente. Incrementa la capacità di apprendere abilità durante gli scontri. Sì, questi non li ho poi considerati. Invece qui... questo mi servirebbe, raga. Ok. Partner invece abbiamo storia. Te non ho so Black Grolmon può fare, però il resto non so niente, quindi può essere War Grolmon e qualcun altro. Invece te come sei messo? 1, 2, 3. Ah, vedete, lui ne ha 3, però io qui non so niente di quest'altro. Però vedi qua, punti chiave 5, lui 4 4, quindi potremmo avere Sidramon, lo vorrei tanto in realtà, però secondo me devo aumentare la velocità. Se aumento la velocità, ragazzi, posso ottenere forse... Sì, secondo me posso ottenere cosa? Sidramon. Sì, perché io voglio Sidon, raga. Sidon è più veloce di Kakumon. Quindi tecnicamente se aumenta la velocità dovrebbe... No, cavolo, per poco. Sì, voglio aumentare la velocità, raga. Azzo, già siete affaticati, siete a metà della... Vabbè. Posta, dai un altro po'. Vediamo un po', sì, io li voglio livellare contemporaneamente, chissà che cosa mi può uscire, vi? Uno direbbe perché aumenti la velocità, perché aumenta la velocità di attacco, secondo me è la cosa migliore, ha più possibilità rispetto agli altri di reagire. Dai. Dormite. Bello però, bello. Dice volviti. Oh, grande. Ti prego, dimmi che ho beccato Sidramon a caso. Perché non è facile, però. Il cazzo. Peccato, peccato. Però figo stesso, dai. Comunque si vede che è un modello un po' più particolare. Ok, facciamogli tutte e due forza, ragazzi, perché sono deboli. Cioè, deboli è un parolone, siamo buoni, però almeno raggiungete un buon livello, almeno sul 1000. Ok, è andata. Sono contento comunque, dai, sono andati bene. Ora andiamo con i partner. Attacchi. Te. Abbiamo questo. Oh, belli. Pom 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 pom. Tu con tanta cattiveria. Te invece hai. No, scusami, questo. E questo. Oddio, ma puoi imparare anche un altro attacco? Vabbè, ma sono 3 attacchi ignoranti, dai. Tutte e 3 sono ignoranti. Uno mi dirà, ma guarda quanta stamina togli. Lo so, però sono 3 attacchi ignoranti.
uno di cui è un dato e un altro è un vaccino. Abbiamo due Digimon che, se parliamo di... Oddio, ma non è molto felice. È sceso un bel po', eh. Non è contentissimo. No, cavolo, ho sbagliato. Vabbè. Ok, ora sono un po' più contento. Ok, andiamo. E mi dispiace che ho ottenuto il Kakumon in realtà, eh. Ah, eh sì, siamo nel nuovo giorno, è vero. Già me l'ho dimenticato, figuratevi. Minchia quanto è grosso, mi fa piacere questa cosa. Andiamo a prendere la roba da mangiare e adesso ci avviamo direttamente. Uno direbbe: perché vuoi avviarti direttamente a rompere scatole i nuovi Digimon? Eh sì, ragazzi, comunque non sono messi malissimo. Se andiamo sui partner e il loro stato, ragazzi, abbiamo questo che sta a 13.000. Lui sta a 11.000, non è malvagio. Cioè non sono messi malissimo. Ok, siamo onesti. Andiamo da quel cacchio di Icemon, per favore. Vediamo un po' che cosa... Aspettate. Sì, ancora abbiamo tempo. No, volevo dire una cosa. Ok, andiamo. Volevo Sidramon, cavolo. Vabbè, pazienza, raga. Non puoi avere tutto, capì? Sì, però un po' ci speravo. Però dai, sono contento. Almeno finalmente due Digimon nuovi freschi. Cioè, allora, in realtà ho ripetuto solo due Digimon. Mega Dramon e Cyber Dramon, non so come si dovrebbe pronunciare bene. Quindi adesso ora qui dovremmo incontrare i Gotsmon. Mo vediamo i Gotsmon se ci attacco. Se ci attacco li combatteremo. Ah, già non ci attacco. Ah, ecco, ci attacco. Minchia, one shot, one kill. Ok, sì, decisamente. Ragazzi, sì. Metal Greymon War Growlmon, giustamente giallo. Ok. Vedete, ogni Digimon ha la sua animazione. Questa cosa mi garba moltissimo. Vabbè, dai, ma che ste cattivissima era. Però ormai fai paura. I Digimon sono molto più forti di quanto pensassi. Molto più forti. Ok, ragazzi, sono pericolosissimi. Sono molto pericolosi. E la Madonna. Eccolo qua, vediamo un mo' qui. Raccogliete robe. Dovete andare in bagno, eh? Ok, aspetta che mo' ci arriviamo. No, anzi, sono stupido, andiamo. Venite qui, tutte e due. Manca che... Dai, usate questo. Ah, ci voglio pure attaccare, Cosmon. Ok, rallentato, fatto malissimo. No, no, siamo molto più forti. Mizzica, come menano. Raga, come menano.
Non ho mai visto tanto come menare così un tipo. Madonna, come menano! Cioè, vuol dire che le loro sta... Madonna, quindi quando morono diventeranno ancora più pericolosi. Oh, vieni qua. Quello ha visto il compagno scappare, ha detto perché? Bellissimo, poi prossimo. Quello dice, ah, ma che meno! Sei sicuro? Madonna! No, vabbè, morto! Ma, morto ma a livelli disumani. Allora a questo punto controlliamo di giù a livello campione. Scusci! Ok, resiste un po' più degli altri e questo è buono. Mizzica! Ok, morto! Ma che razza di combo che ho scelto? Mizzica, bellissimo. Andiamo a salvare quell'Icemon, per favore, così ce ne ritorniamo indietro. Poi è bello che a me io lascio le impronte, i miei Digimon no. Ma va bene. Vabbè. Un po' è un peccato. Ma è bellissimo che se affrontiamo i Shamamon li sconfiggiamo subito. Se è così è tanta roba. Se non è così... Però intanto, ragazzi, ho visto che siamo molto cazzuti. Può essere che possa arrivare a livello mega in con loro? Sarebbe una figata. Davvero difficile, però sarebbe una figata. Raga, io sto a fare tutto sto casino per salvare quell'Icemon. Ci rendiamo conto? Ecco. Dai, questa volta dovreste essere tranquilli. Fatto malissimo. Vabbè, ragazzi, abbiamo vinto. Abbiamo vinto malissimo, non banale. No, siete stati bravissimi. Anche un po' troppo bravi. Oh, finalmente. Oh, mi sto sciogliendo. Ti prego, aiuta. Finché sono ancora in forza. Ho usato l'abilità d'acqua ghiaccio. Ghiaccio Icemon. Oh, ho smesso di sciogliermi. Phew, grazie. A me il caldo piace, ma il mio corpo la pensa diversamente. Però adesso posso restare un altro po'. Ecco, in segno di gratitudine. Un chip? Figo. Però tornerai a trovarmi. Per caso dovresti sciogliermi di nuovo. Avrei nuovamente bisogno del tuo aiuto. Però tornerai per... Ok. Allora sai che faccio? Me ne vado e me ne ritorno. Però mo voglio approfittare. Quell'oggetto lo posso usare. Su due oltretutto, quindi posso scegliere a chi. Madonna, morto malissimo. Hai visto come sono più veloce ad attaccare? La velocità l'abbiamo aumentata drasticamente. Ok. Ora io consiglio di andarmene da qui, cioè andarmene, di ritornare fra poco, perché secondo me Icemon, ragazzi, tocca ritornare più spesso, quindi ora
Oh, magari cambierà idea e vediamo un po'. Allora, secondo me il concetto di questo gioco è sconfigge 1, 2 e 3. Vedete che ci sono delle pietre strane là, quindi eliminiamoli e possiamo ottenere forse Wargreymon. Non lo so. Vabbè, noi dobbiamo ritornare solo indietro. Tanto adesso io sto pensando a quell'Icemon, adesso sono curioso che succede. Scusatemi per l'attacco. Ah, non mi avrebbe mai. Non mi avrebbe mai attaccato da solo, ok. Per forza in. Madonna, che danni! Devo drasticamente migliorare i Magic Points. Assolutamente, raga. Deve livellare molto i Magic Points, veramente. Oh, la tristezza. Ok. Ora vediamo se funziona quella cosa che voglio io. Non è molto contento lui, vedete che la faccia non è contentissima. Sto pensando, raga, scusatemi. Sto solo riflettendo, ragazzi, il da farsi. Allora, ormai Icemon l'abbiamo fatto, quindi vuol dire che dobbiamo fare determinate cose per ritornare e, tanto lo ripeto, lo sbloccheremo. Vabbè, lui ha detto le stesse cose, speravo di no, però vabbè. Allora, vediamo un po'. Madonna. Sì, comunque devo livellare gli MP, raga. Gli HP. Cioè, assolutamente. Point F, che cosa vuol dire? Ice Leomon, ragazzi! Ice Leomon! Madonna, quel nome schifoso, che poi non è Ice Leomon, raga. Mi spiego, Ice Leomon non è Ice Leomon, il dice che vuole dire l'evoluzione di Leomon, che ha un altro, ha tutto un altro nome. Assolutamente no, levati. Grazie. Allora, vediamo un po'. Cosa mi tocca fare? Ah sì, tornare proprio a casa.
Ma uno mi dirai adesso devo potenziare le strutture. Ho abbastanza soldi per potenziare le strutture. Sì, perché secondo voi non potenzierò le strutture? Certo che potenzierò le strutture. So che cacchio ci vado a fare. Anzi, vi dirò, ho pure un'altra cosa lì che non ho mai preso e mi vado a prendere. Ecco, vedete cosa c'è. Apri qua. Un attimo. Perché abbiamo quasi finito. Randa. Sì, dovete andare in bagno, ho capito. Ho capito. Grande, andate. Bravissimi. Sta al 44% lui, mamma mia. Allora, saliamo sopra. No, non voglio pescare. Prendiamo quella roba lì. Inizia. Un colpo è proprio... per tutto il materiale, va bene. Noi dobbiamo comunque andare avanti con la storia prima di fare altre cose, quello che ho capito. Non incontreremo nessun altro Digimon, qualsiasi altro, perché non incontreremo nessun altro per il momento. Oh, grande. Boom boom, tutte e due. Madonna, pure il cacco come si è messo. Andiamo. Prendiamo i materiali, sì, sempre. Dobbiamo andare ora a vedere come hanno sistemato il Colosseo. Domanda, chi è che pensa al Colosseo? Non lo so. Ci andiamo lo stesso scoprendo. Quindi andiamo al Colosseo. Al Colosseo. Dollo, ok. Rimigliorato grosso maniera molto. Ok, adesso tocca andare qua. Bene, non posso potenziare niente. Allora, il campo mi serve, guarda quanto cacchio digilegno spesso. Però mi serve un terzo campo, cavolo. I materiali, raga. Vabbè, andiamo a aumentare gli MP, ragazzi. Gli MP sono troppo pochi. Cos'è che ho potenziato? Ah, madonna. Potere, forza. Infatti fanno cagare queste cose. Devo salire un po', ragazzi, per forza. Successo.
Riposate, riferate, che è meglio. Sì, la stamina deve aumentare, ragazzi, non mi interessa proprio. Bello, duratura meno tempo. Bagno. Fa ridere che loro sono da poco evoluti a livello evoluto. Oh, alla faccia, l'avevo detto io. E cosa diventi? Vabbè. Vabbè, tanta roba, tanta roba. Se notate, il più debole infatti è cosa? Per non farlo sprecare. Ok, andiamo, vediamo quanto sta. Allora, quello sta per arrivare. Quello è già arrivato su 10.000. Lui no. Lui deve salire per forza, raga. Qua rischiamo di... che lui non ha... capito? Bagno. Siete che ho quasi fatto. Bella, a posto. Ora sono contento, più o meno, perché allora la velocità ho dovuto aumentare per forza. Ora però vorrei aumentare quello. Ecco. Bagno. E ora pensavo di risolvere il problema dei gas. E vuol dire perché cosa? Beh, sì, grazie, sei diventato un video a livello evoluto. Madonna, Zudomon, Rapidmon, oddio, orrore.
Rust tira. Cosa cacchio sei di cosa diventi tu? Partner, storia. Tu cosa puoi diventare? Ah, Rust tiranno, ma ok, ok. Può diventare anche lui. Oddio, già sta a 16.000, già raggiunto. Se raggiunge il peso e il legame può arrivare o la forza a 2.000. Tanta roba. Invece te? È ancora di salire. Madonna, Ice Leo, l'hanno chiamato, che orrore. Ok. A me fa ridere che io faccio tutti questi acquisti, ma voi avete capito quanto sto tecnicamente già potenziando questi? Sembra strano, ma sono già veramente messi benissimo loro. Uno mi può dire quello che vuole, però guardate che è normale avere solo 10 livelli così prima di arrivare a livelli mega. Però dobbiamo ancora livellare, ragazzi, ce ne vuole un po'. Dobbiamo aumentare l'attacco. E mo abbiamo capito che l'attacco deve raggiungere almeno un bel po' di 1000. Quindi un'altra giornata di allenamento, per forza. La resistenza, quanto stanno con la resistenza? Non me lo ricordo neanche. Eh no, deve salire a 1000 la resistenza, raga, con tutto il bene di sto mondo, ma dovete raggiungere almeno la resistenza. Raga, la resistenza deve salire al minimo a 1000. Uno mi dirà come, il cacco non è a 1000, lo so. Infatti il cacco è un bel problema. Però posso aumentare drasticamente la forza. È andata malissimo. Vuol dire, dove la vuoi portare la forza? La forza lo porto a un buon livello alto. Che non riuscirò a portarlo per niente. Oh, meno male. È già notte. No. No, troppo, fallo riposare. Almeno due riposi, raga. No, cesso. No. E ho sicuro di sì. Figo. Ah, i tuoi non sono stanchi, ottimo. Meno male. Vedete, sto cercando di arrivare a una forza a un buon livello. Più aumenti la forza, ragazzi, meglio è, perché vuol dire che con la resistenza arrivi a 1000 e sei a cavallo. No, cavolo, ho sbagliato. O i Kakumon o Ice Leomon. Spero di non Ice Leomon però, raga, eh. Tanta roba, i Kakumo. Yoku. Oh, che bello. Tanta roba. Va bene, ragazzi, noi la stoppiamo qui. Qui del 38, al prossimo video. Passo e chiudo. Bella, ragazzi.